Per cercare di farvi un po' di ordine, noi abbiamo una visione del mondo, potremmo dire un'ontologia. Poi abbiamo delle mappe e dei modelli, potremmo dire un'epistemologia. L'ontologia è la visione del mondo. L'epistemologia è come giochiamo al gioco. La visione del mondo è tutto, è un flusso interconnesso di eventi che si gioca in questo dialogo partecipativo tra quadrato e cerchio, potremmo dire. Questo è un aspetto dell'ontologia. Un aspetto dell'epistemologia ci dice, quindi, no? Se tu giochi il gioco tra quadrato e cerchio, puoi rispettare il gioco. Poi abbiamo delle chiavi. Sì, ma come faccio a rispettare il gioco? Chiavi di consapevolezza. Come faccio a rispettare il gioco? Fai del 2 in 1. Sono tante pratiche. Diverse chiavi e diverse mappe. Questo vale e varrà per tutta la BTA. La BTA, mappe, chiavi, pratiche. Quanto più io riesco ad applicare la chiave a una pratica, la mappa, cioè a vivere nel mondo usando delle chiavi, quanto meno io ho bisogno di fare delle pratiche. Quanto meno, quando non riesco ad applicare, faccio delle pratiche che favoriscono che questo si realizzi. Se ci fermassimo qua, mancherebbe un aspetto essenziale della BTE. La BTE ti dice, il cerchio, questo se questo luogo che c'è prima, c'è durante e c'è dopo, che adesso lo facciamo diventare un puntino che lo mettiamo qua, è ricco di forza. È forza in sé. Forza che noi decliniamo così. La forza del sé si sprigiona secondo diverse modalità archetipiche. Le forze sono diverse. Il sé è uno perché è la totalità, ma si emana secondo diversi aspetti della forza. Il concetto è che io posso attingere alla forza nella presenza in quanto con sé. Ci sono diverse qualità della forza, perché se io non ho la forza non riesco a combinare niente, non riesco a stare presente se non ho la forza per essere presente. Se io imparo a stare in contatto con le forze del sé, io ho costantemente a disposizione l'energia per fare quelle cose là. E questa è una specificità della BTE. È una differenza che fa la differenza con tante altre no, ma con diverse sì. Quando diciamo lavoriamo con le forze archetipiche, diciamo questo. Se noi ci fermavamo al discorso di prima, non prendevamo in considerazione il fatto che il sé è animato da una forza e che questa forza è declinata secondo diverse qualità. E che io posso attingere, padroneggiare le diverse qualità. E questo è il lavoro complessivo della BTE. Quindi la BTE cosa fa? Esplora queste diverse linee del sé, queste diverse, le chiamiamo costellazioni archetipiche, proprio perché sono costellazioni, cioè sono ricche di qualità, visioni, suoni, pratiche, emozioni, modalità di comportamento. Man mano che io le padroneggio avrò a disposizione uno spettro per realizzare il mio sé. Basso e articolato, secondo delle mappe, delle chiavi e delle pratiche, a padroneggiare il nostro sentire e a sviluppare la presenza. Più che se noi ci dimenticassimo questo, facessimo solo delle pratiche. Ok, stai in zazen di fronte al muro, tutto
tutto il giorno e sviluppi la presenza. Magari sì, magari no. Anche qui magari sì, magari no, però hai un ventaglio più ampio di strumenti a disposizione per cercare di realizzare quella condizione di presenza. Dato che siamo sempre nel ser, forza, la forza arriva, è vero. La forza arriva, ma se tu sei nel posto giusto. Se tu non sei nella condizione in grado di riceverlo, se tu sei nella presenza, forza, forza. Se tu non sei nella presenza, forza, perché batte nel quadrato, ma non arriva, o viceversa in questo caso, il cerchio bussa, ma il quadrato non fa entrare. La forza è lì, ma c'è il quadrato che non lascia passare. Forza, forza. Non so come, a me viene sempre in mente in questi casi Forrest Gump. Prendi la pallina. No, semplicemente mi hanno detto di prendere la pallina, prendevo la pallina. No? Prendi la pallina. Prendi la pallina, qual è il problema? Se mi hanno detto di prendere la pallina, la prendo. No? Forza, forza. Quali qualità? Come possiamo fare? Fare come fa il principio vivente. Cosa consente al principio vivente di essere nella pulsazione biologica e nella presenza? La semplicità e la naturalezza. E cosa gli consente di essere semplice e naturale? Il fatto che non può fare diversamente. Non può decidere di non mandare le radici giù e di non espandere la luce su. Quindi è semplice e naturale perché non può decidere diversamente. Cioè sta nella struttura. Una struttura è anche una prigionia, se tu la vedi come c'è la struttura e non puoi fare altro che quello. Se a te manca la libertà perché hai vissuto in modo, hai subito in modo maldestro o in modo disarmonico il dovere, gli insegnamenti, l'educazione, lo stare nella struttura, stare nella struttura, uscire dalla struttura. No, stare nella struttura è male e quindi esco dalla struttura, perché essere liberi è uscire dalla struttura. Ma se tu stai in questo dualismo di reattività, non farai mai in modo ulteriore. Cioè non sei in grado di riconoscere che libertà è stare nella struttura. Se vuoi essere semplice e naturale, devi stare nella struttura della struttura e naturalezza. Cioè devi lasciare che, come facciamo sempre, che vada giù ciò che è pesante e che vada su ciò che è leggero. Come se non potessi fare diversamente. Perché se tu, mentre stai facendo l'albero, cioè, portiamola alla pratica, fai la pratica di fare l'albero, quindi in piedi come un albero, ti muovi perché ti vuoi sentire libero? In realtà non sei libero. Cioè, stai andando fuori dalla struttura e quindi non prenderai tutta la qualità e la forza della presenza. È chiaro che puoi anche essere presente muovendoti, ma allora è un'altra cosa. Allora entri nell'aria, la quale non può stare ferma, viceversa. No? Se tu stai facendo l'aria, ti fermi, stai uscendo dalla struttura, perché l'aria è costretta a muoversi. E la libertà è in questo movimento incessante, invece, che però sempre stare nella struttura. Stare nella struttura del movimento. E così via. Allora esplori le diverse. Ma cos'è più giusto allora? È più giusto che io sto fermo? Con le radici per terra è più giusto che io mi muovo. L'etica. C'è un'etica dell'acqua, un'etica della terra, un'etica del fuoco, un'etica che è legata alla necessità. Nella natura c'è necessità. Non puoi più fare quello. Però noi, che siamo riflesso del sé, possiamo danzare nei diversi trance. Che non è confondere, però. Quel trance è quello, quell'altro è quello, quell'altro è quello, quell'altro è quello. Se io li padroneggio, ciascuno, padroneggio delle porzioni di sé, quindi delle porzioni di qualità.
come si dice del saggio? Il saggio mangia quando ha fame, dorme quando dorme, quando ha sonno e così via, no? Sto radicato, quando devo stare radicato sto radicato, quando posso voglio muovermi posso muovermi, se io so fare bene l'uno l'altro e l'altro, cioè quello che noi diciamo padroneggiare il trans, padroneggia i diversi trans. Quindi se sei nel sé, nella presenza, che lei per forza muove una di queste forze, cioè sì, no? Cioè, sei sempre, siamo sempre immersi. Mi accorgo via via di porzioni di forza per poter sviluppare la qualità della presenza e di riconoscere quale forza sta agendo in quel momento.